benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete già letto dal titolo, vi spiego bene come utilizzare l'app di Dr. Smile, che tra l'altro ha sponsorizzato gentilmente questo video, quindi lo ringrazio infinitamente. Oggi quindi vi vado a parlare dell'app di Dr. Smile, che è un'app utilissima perché vi aiuta durante tutto il vostro percorso a ricordare, per esempio, quando dovete cambiare gli allineatori e così via. Infatti, partiamo subito con l'accettazione del trattamento e lo scaricamento dell'app. Quando voi scaricate l'app, vedete subito che i vostri allineatori sono stati mandati in produzione e vedete poi le varie fasi del viaggio che fanno gli allineatori, quindi quando vengono prodotti, quando sono stati preparati e spediti e quando vi arrivano. Nella parte centrale poi avete il countdown, quindi ogni allineatore va cambiato ogni 14 giorni, quindi vedrete che ogni giorno passerà 14, 13, 12 e così via, fino a quando non vi dirà che dovete cambiare la mascherina. Vi arriveranno anche le varie notifiche e quindi quando è il momento voi togliete la mascherina che avete attualmente e la sostituite con quella nuova. Un'altra cosa molto utile che vi fa fare l'app è inviarvi una notifica per inviare a loro un sorriso, ovvero vi scattate una foto frontale o comunque la mettete direttamente dal rullino delle foto ogni settimana, in modo tale che loro possono vedere il vostro percorso e vi possono monitorare. E in più la cosa super carina dell'app è il fatto che non solo inviate la vostra foto, ma vi fanno anche delle domande, come per esempio se gli allineatori si adattano bene ai vostri denti e ci sono tre opzioni di risposta e se avete dolore. In più avete ovviamente anche l'assistenza, quindi c'è la parte dove potete chattare con i vari operatori che vi aiuteranno per qualsiasi esigenza o problema. Quindi questo è tutto quello che riguarda l'app di Dr. Smile, spero che vi sia stato utile capire un po' come si utilizza, perché secondo me è veramente importante come app, sia perché vi aiuta a ricordare appunto quando dovete cambiare le mascherine, ma anche per fare le foto, avere un feedback, un riscontro con gli operatori di Dr. Smile che sono sempre molto gentili e vi rispondono sempre. E niente, quindi spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato utile. Ringrazio ancora Dr. Smile per aver sponsorizzato il video e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye!